Ciao ragazzi, questo è il video più complicato che abbia mai fatto all'interno del mio canale di YouTube. È un video molto importante, quindi io spero che da questo video ne traete insegnamenti come consigli per il vostro percorso scolastico, perché vi sto per andare a raccontare quello che ho fatto io, che diciamo che è stato leggermente diverso rispetto a tutti quelli che solitamente hanno fatto la scuola, perché io avevo da fare anche il lavoro, cioè lavoravo mentre studiavo e di conseguenza non sarà solamente un video riguardante solo la scuola, ma anche dal punto di vista comunque di YouTube, di come effettivamente voglio intraprendere le mie passioni, insomma. Quindi è molto importante questo video, è un video che veramente non avete idea da quanto tempo volevo farlo e finalmente sono qua a farlo. Innanzitutto tutto inizia ovviamente nel primo superiore e io non avevo praticamente amici per il semplice fatto che gli unici amici che avevo alle elementari, alle medie non ce li ho avuti perché stavo in un'altra classe e alle medie venivo bullizzato, di conseguenza guardate un po'. Non avevo amici, però in prima superiore mi sono iniziato a fare i primi miei amichetti, che veramente erano degli amici sensazionali, che tuttora sono miei amici, che allo stesso tempo però ti hanno fatto capire quanto effettivamente vali come persona. E veramente loro me l'hanno fatto capire in una maniera incredibile e appunto ringrazio tutti i miei compagni di classe che ho avuto all'Istituto Tecnico Industriale Emanuele III. Io ho fatto elettronica ed elettrotecnica e oggi sono qua a raccontarvi come, nonostante lavoravo, ovvero con YouTube, nel momento nel quale io facevo YouTube, sono riuscito a colmare, ovvero a fare e a finire la scuola con un diploma. Praticamente tutto inizia normalmente il primo anno, già avevo YouTube, tipo potevo avere 500 iscritti che già non erano nulla, non sono mai stati nulla, però magari per me erano un sacco, vabbè, per tutti i YouTuber sono un sacco, 20 iscritti se inizi da poco, però comunque in ogni caso i veri primi momenti nel quale effettivamente ho iniziato a fare qualcosina, ovvero di introiti, ovvero di soldi, è stato verso tipo terzo anno di scuola. Al terzo anno di scuola ho iniziato a fare i miei primi guadagni con YouTube perché semplicemente i video mi andavano bene. Ai tempi facevo la Craft University, che è una serie roleplay in terza persona che ai tempi in Italia non l'aveva mai fatta nessuno, per come l'avevo magari fatta io, però a mo' di serie, con dei doppiatori, degli amici che mi stavano dietro, che con delle belle costruzioni, insomma. Insomma, è stato veramente un progettone che allo stesso tempo mi fa veramente venire un sacco di nostalgia, che però non farei per il momento mai nella vita, per il semplice fatto che mi ha veramente preso tutta la vita quel progettone. Contate che tipo usciva un episodio ogni settimana e io in tutta la settimana lavoravo su quell'episodio. No, 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 però belli i video. Però le cose del passato lasciamole adesso al passato, perché altrimenti impazzisco. Comunque, indipendentemente da questo, ho avuto il mio primo boom da YouTube, appunto dalla Craft University. Già tipo ho iniziato a fare 200.000 iscritti già nella Craft University. Contate che tipo, non lo so, tipo in seconda superiore potevo averne 20.000, 30.000. Poi ho avuto un boom con la Craft University perché giusto giusto sono andato a vedere la serie che nessuno aveva mai fatto su YouTube Italia e io sono stato il primo a farla. E insomma, diciamo che da lì poi sono nati i vari canali roleplay. Che vabbè, perché poi diciamo che il termine roleplay l'ho inserito io all'interno della Craft University, perché prima ai tempi veramente non si utilizzava, era una cosa più americana il termine roleplay. Di conseguenza, tipo ai tempi non si sapeva che cosa fosse il roleplay, o meglio, si sapeva il gioco di ruolo, ma non si sapeva che si poteva roleplayare effettivamente, tipo agire, cioè fare acting, come si dice? In inglese lo so, in italiano non lo so. Recitare all'interno di videogioco. E da lì praticamente l'ho introdotta io su YouTube Italia. O meglio, per quello che posso ricordarmi, su YouTube Italia non c'era nessuno che faceva una cosa del genere. O meglio, il termine roleplay l'ho introdotto io, perché poi va bene, non me ne frega nulla se l'ho introdotto io o meno, cioè che cosa me ne faccio. Però di base comunque mi sa che ho iniziato proprio, ho avuto il boom proprio della Craft University, proprio per quel motivo, ovvero che era una terza serie, cioè era una serie veramente complicata da fare e quindi era molto ambiziosa e lo è sempre stato. Però non ho mai avuto intenzione di mollare la scuola, mai nella vita, fino al quarto anno, che praticamente, cioè in una scuola pubblica non c'è pietà per nessuno, nel senso che non è che tipo lavori e vedono che effettivamente fai qualcosa durante il giorno, ti fanno, non lo so, un pensierino. No, no, non funziona così ovviamente, come giusto che sia. La legge è uguale per tutti, di conseguenza io mi sono ritrovato a un punto dove ero all'ultima verifica di matematica, dove praticamente c'era il professore che mi vedeva che non sapevo nulla, perché intanto io avevo anche, con i soldi che guadagnavo, mi sono preso un professore
istruttore privato, nel senso che mi faceva da dopo scuola per studiare poi ovviamente a scuola, perché semplicemente non riuscivo da solo a fare tutto, no? E di conseguenza, cosa che ho fatto? Ho pianto nel quarto anno di scuola, me ne sono andato in bagno perché non riuscivo a fare il foglio, io l'ho consegnato in bianco quel foglio, perché semplicemente era veramente un grande stress. Io già avevo smesso comunque di fare la Grafton University, ho iniziato a fare altri video che in quel periodo non è che andavano molto bene, di conseguenza ero pieno di stress sia da parte della scuola sia da parte di YouTube, che mi hanno proprio distrutto emotivamente. Me ne sono andato in bagno a piangere e ho chiamato mia mamma per dirle: mamma, ovviamente non ero lucido perché ero veramente molto 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 debole, e le ho detto: mamma, guarda, a scuola non ci voglio andare più. Ovviamente mia mamma, sapete, no, sei un genitore, vuoi che tuo figlio vada a scuola, che si diplomi, che si laurei, e ti senti di una cosa del genere, diciamo che ci rimani spiazzato. E appunto, poi ovviamente dopo che mi sono calmato e ho iniziato a ragionare che non aveva senso quello che avevo detto, c'è stata una soluzione, ovvero quella di andare in una scuola privata, l'Istituto Platone a Palermo, che per fare e continuare ovviamente il mio indirizzo. Da lì ho studiato online, con i corsi online, anche perché poi alla fine cioè necessariamente tutti sono andati online per il semplice fatto della pandemia. Quindi di conseguenza siamo arrivati a quel punto dove in una sostanza mi sono riuscito a prendere il diploma. Dopo tanti sforzi, dopo tanto tempo ci sono riuscito, e voglio che sia una lezione per tutti quanti, ragazzi, perché vi giuro è importantissimo prendersi il diploma, perché senza il diploma non si va assolutamente da nessuna parte, specialmente nella società di oggi. Io fortunatamente, come molti altri miei coetanei, cioè colleghi, sono riuscito a concretizzare YouTube anche mentre stavo a scuola, però non tutti sono in una situazione come la mia. Quindi nonostante effettivamente io già ero in una situazione adagiata, perché già il lavoro ce l'avevo all'età di 17 anni, diciamo che ho voluto comunque prendermi il diploma perché è importante, è formativo a parer mio. Quindi sì, ci sono comunque riuscito perché volevo concretizzare, era anche un fattore personale, nel senso che volevo riuscire a fare entrambe le cose per essere più, cioè, completo, nel senso che voglio dire, arrivato al quarto anno, sprecare tutti quegli anni fatti a veramente a mozziconi per colmare entrambe le cose, ho detto: no, devo prendermelo assolutamente il diploma. E insomma l'ho preso. E appunto adesso sono la persona più felice del pianeta, perché semplicemente sono riuscito a fare una cosa incredibile. Molti l'hanno fatto, ok, come ho fatto io, FabiJ e cioè Stephanie. Quindi, cioè, non ci sono il primo. Però io, ok, all'età di quando andavo alle medie, io mi guardavo un botto FabiJ, mi guardavo un botto sui rapper con la Minecraft Ida, mi guardavo un botto Stepney con anche la serie Minecraft Ida. Insomma, mi ero molto fan, ok, dei mezzi, FabiJ e chi altro c'era pure, Yotobi. Boh, vabbè, comunque in ogni caso, e vedevo che comunque da parte loro l'interesse c'era nel riuscire a fare tutte cose, magari non da parte, cioè da parte magari di alcuni, ok, di loro, che sono riusciti a concretizzare questa cosa, mentre ho detto: perché ci sono riusciti loro e non ci devo riuscire io? E allora la forza me l'hanno data anche probabilmente chi mi ha fatto venire la passione, insomma, perché sono gli stessi youtuber. Ormai nel 2016 YouTube era abbastanza concretizzato, era abbastanza creato, quindi di conseguenza non c'erano già i primi fan. Io ero fan, appunto, molto fan, molti di molti youtuber. Ho la maglietta del raduno di Jumpitech e Xmurri di Mortal Kombat 10. Vabbè, comunque in ogni caso, quello che voglio semplicemente dirvi, ragazzi, è che non dovete mai mollare, perché se volete concretizzare due cose insieme è possibile, e ci sono riuscito io, non vedo perché non dovreste riuscirci voi, anche se non avete YouTube o altri pensieri. Comunque, nonostante ciò, vi consiglio, se iniziate appunto, magari avete iniziato da poco le superiori e quindi avete già magari una buona testa anche all'interno del web nel riuscire a fare qualcosa a parte la scuola, fatelo, iniziate a crearlo e dopo ne vedrete i frutti, perché io adesso li sto vedendo i frutti, anzi in realtà tipo li ho visti già da qualche annetto, però comunque i frutti arrivano sicuramente se ci mettete la passione e l'impegno. Boom, ok, chiuso adesso la parentesi della scuola, parliamo adesso di quello che voglio fare in questo momento. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, ragazzi, vi consiglio, veramente ve lo chiedo con il cuore, di seguirmi su Instagram, perché lì inizierà proprio una nuova vita, come già dato
dal titolo. Lì su Instagram pubblico un sacco di storie dove faccio vedere quello che faccio durante la giornata e tante cose mie, idee personali che voglio trasmettervi, perché molte persone non lo fanno e io voglio essere il primo tra quelle che effettivamente vi faccia imparare, insomma, a vedere magari delle passioni da un punto di vista diverso, oppure non lo so, in qualche maniera voglio darvi degli insegnamenti anche su Instagram, però ovviamente con giocando, cioè facendo il testo de cacchio. Comunque, in ogni caso, detto questo, adesso, ora come ora, se non avessi YouTube avrei subito mi sarei subito iscritto all'università. Dato che però siamo in un universo nel quale sono diventato uno YouTuber, quindi tipo, vabbè, in generale un content creator, quindi non faccio solo YouTube. Appunto, ho fatto un fumetto mentre mi stavo diplomando, ho fatto eventi, insomma, non sono solamente uno YouTuber qua su YouTube, ma faccio anche altro esternamente. Non voglio farmi vedere da voi come lo YouTuber, ok, che fa solamente contenuti e che vi soddisfa così. Io voglio soddisfarvi in qualsiasi maniera, sempre nel mondo ovviamente dell'intrattenimento digitale e, indipendentemente da quello, anche dell'intrattenimento magari, non lo so, cioè tipo nelle fiere, ok? Voglio rendervi partecipi delle mie idee e su tutto quello che posso riuscire a fare grazie alla mia fanbase e grazie a tutto quello che sono riuscito a creare fino ad adesso. Non voglio solamente basarmi sui contenuti, ovvero sui roleplay di Minecraft, anche perché questo video è molto complicato per me da registrare, per il semplice fatto che io, dato proprio il format che ho, non sono mai riuscito ad esprimermi così tanto davanti ad una videocamera e non aspettavo altro semplicemente che questo momento arrivasse dopo tanti anni. Ve lo giuro, me lo sono immaginato per come lo sto vedendo adesso, me lo sono immaginato per tantissimi anni, nel dirvi tutto quello che ho sempre voluto dirvi e che semplicemente, no, quante volte dico semplicemente, poi vabbè. Insomma, è complicato per un tizio che fa solo roleplay o che insomma recita all'interno di un videogioco dove interpreta un personaggio, dove ha dei figli e una moglie e insomma dei cani, dei pappagalli. Il pappagallo ce l'ho veramente, però comunque in ogni caso, cioè, diciamo che finalmente posso iniziare un attimo a sbucare da fuori la barca, giusto? Perché altrimenti non lo so. Mi viene da fare esempi, però comunque evitiamo. In ogni caso, comunque ragazzi, ci sono due passioni che fino adesso ho sempre trascurato, o meglio in parte. Allora, la prima passione, ok, sono i videogiochi. A me piace un sacco videogiocare, ragazzi. A me veramente mi piace la trama all'interno di un videogioco. Mi piace la... voi dovete capire che io sono veramente un fan sfegatato dei videogiochi con una trama, con una mappa continua. Nel senso, come si dice, non mi viene il nome, non i giochi arcade, insomma, non sono un gran fanatico di quelli, ma proprio come giochi tipo che hanno tipo Assassin's Creed, Far Cry, che hanno una storia dietro, che hanno dei finali, che ci sono dei personaggi con ben strutturati. A me piacciono quelle, tipo, appunto per questo ho portato The Last of Us parte 2, che l'1 me lo sono goduto per i fatti miei, ma il 2 me lo sono goduto grazie a voi su Twitch, che siamo arrivati a più di 2000 sub su Twitch nel momento nel quale stavo facendo The Last of Us. E voglio che continuiamo appunto a proporre questa mia passione a voi, perché ve la voglio passare a tutti i costi. Voglio riuscirci in qualche maniera, perché la passione non volete leggere come io non ho voglia di leggere, anche se ve lo consiglierei, però a me non piace leggere, proprio ve lo dico chiaro e tondo. Quindi cose che faccio, giochi ai videogiochi che semplicemente ti insegnano quello che potrebbe essere scritto in un libro. Ci sono tanti videogiochi che sono stati tratti da libri, quindi di conseguenza diciamo che è un metodo diverso per imparare cose nuove e per imparare, non lo so, amplia la creatività, amplia la fantasia. E io molti degli episodi che ho fatto fino ad adesso, cioè, ho preso molto spunto anche da tanti videogiochi che ho fatto. Ad esempio, non so se è già uscito, ma non credo, ma molto presto uscirà un episodio con Dolcina, che sarà tipo con un buco in faccia, ok? Spoiler. Che praticamente quella cosa l'ho presa da Paper Mario, perché Paper Mario aveva i Toad che avevano il buco in faccia, capito? Cioè, io prendo molto spunto da quello. Su Twitch, appunto, mi vedrete sempre fare walkthrough, magari ovvero gameplay riguardo a qualsiasi cosa che sarà appunto all'interno della mia passione. Cioè, io, ok, vedete quei giochi lì? Guardate, aspetta. Allora mi odierete tutti, però bisogna farvelo vedere. Ok. Oh cavolo, che... Vedete tutti questi giochi qua? Tutti questi giochi qua? Voi dite, li avrei giocati tutti. Per farvi capire quanto è la mia passione per i videogiochi, ok? Ecco, Death Stranding, ok? Questo gioco è ancora impellicolato. Perché me lo sono preso? Perché semplicemente mi piace collezionare videogiochi. Nel senso che non me li gioco, ok? Perché magari non ho mai avuto il tempo, o meglio, non volevo giocarmeli da solo, ma me li volevo sempre giocare su Twitch. E quindi, fino a quando praticamente non mi sono deciso di creare Twitch, non dico che mi giocherò questi giochi, perché semplicemente sono un po' datato.
passati, nel senso che ormai la fine un po' tutti la sappiamo. Però me li sono voluti prendere perché semplicemente ho avuto quella pazza idea di andare da GameStop, adesso tutti quanti mi odieranno, e prendere le copie fisiche dei videogiochi. Di prendere le copie fisiche dei videogiochi perché è una mia grande passione, quella di collezionare. Oltre a questo mi piace un sacco gli easter egg, mi piace un sacco la storia dietro i videogiochi, mi piace un sacco come ragionano le aziende delle software house di videogiochi. Mi piace tutto, appunto io sono fan sfegatato di Playgame Inside, Quei Due Sul Server, Frozen, Poro Michele, ecco. Vabbè, insomma, tutte persone che parlano di news su videogiochi, perché mi piace un sacco, perché a me piace la storia che sta dietro i videogiochi, mi piace la trama all'interno dei videogiochi e mi piace condividere tutti i miei pensieri e tutte quelle cose che sono riguardo i videogiochi. Proprio per questo voglio iniziare a fare tanta roba su Twitch. Io su Twitch non lo tratterò come un lavoro, ma lo tratterò semplicemente come un modo per condividere un'altra mia passione, che è appunto quella dei videogiochi, e quella che voglio dare anche a voi. Come d'altronde ho fatto appunto con The Last of Us parte 2, che mi ha fatto arrivare a 2000 sub, come vi ho già detto, e che mi ha fatto tingere i capelli di bianco. Fun fact: perché su Instagram i capelli bianchi? Adesso lo sai, perché non mi segui su Instagram, cioè su Twitch. Su Instagram se non mi segui, vabbè, basta. La mia seconda più grande passione che ho trascurato per tutto questo tempo è stata la palestra. Io ho sempre voluto avere un bel fisico perché ho sempre visto tutti gli altri, no? Belli, cioè, non belli, nel senso che ho sempre voluto avere un bel fisico, ho sempre voluto essere alla salute massima, proprio ai max PV, perché semplicemente mi è sempre piaciuto avere cura del mio corpo in linea generale. Però non riuscivo, o meglio, riuscivo in parte, ho fatto palestra in casa, ma giusto per farvi capire che comunque, anche se ci sono degli ostacoli, comunque io ho sempre voluto superarli. Per come è stato con la scuola e con YouTube, per come è stato con la palestra, che io ho continuato a fare palestra in casa, indipendentemente dal fatto che, surprise, ho la scoliosi, di conseguenza ho dovuto fare un po' di ginnastica posturale in generale, ma di base poi la palestra è arrivata dopo e ho iniziato a fare robe di palestra. Ora però io so dritto, cioè nel senso so dritto, solo che ce l'ho. È un po' strano la cosa. E adesso, proprio oggi, praticamente sono andato ad iscrivermi in palestra ed è stato veramente il momento più bello dopo il diploma, perché semplicemente ho detto: ma io veramente sono arrivato a questo punto, che dopo tanti sforzi ci sono riuscito e voglio finalmente prendermi cura del mio corpo. E quindi vi invito assolutamente a seguirmi su Instagram, perché voglio insegnarvi tutto quello che ho sempre voluto. Voglio semplicemente farvi vedere tutto quello che ho sempre voluto fare e tutto quello che non ho fatto per vedere, semplicemente che facevo sia a scuola che YouTube, e quindi ero straimpegnato. E per tutto questo tempo tutte queste passioni sono sempre state all'oscuro di tutto, come d'altronde lo è stato anche il motivo per il quale sto parlando in questa maniera molto aperta con voi, che non ho mai fatto in vita mia su YouTube. Quindi nulla, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ci saranno altre cose da raccontare, però non voglio farvi perdere troppo tempo, anche perché non sarà l'ultimo video. Questo qua, come avete visto, è il terzo video della giornata. Ogni giorno, praticamente giorni dispari, giorni pari, farò 3 video al giorno, 3 video, 2 video, 3 video, 2 video. La nuova immagine di è questa qua, spero che vi piace. Ho cambiato anche il banner. E nulla, ha i capelli biondi, però tanto c'è la ricrescita, c'è. E spero comunque che per tutto questo discorso che vi ho fatto l'avete appreso e avete capito che comunque, indipendentemente dal fatto, ok, anche se ci sono degli ostacoli, sono superabili se lo volete con passione. Perché contate che la passione, ora faccio un po' il fan della situazione, la mia passione, ok, per fare YouTube me l'hanno fatta arrivare i PVJ e Mates e io, tutti gli altri, no? Questo perché? Perché semplicemente nel 2016 già era abbastanza coeso, cioè concreto YouTube. Quindi di conseguenza io ero fan di PVJ. È strana, è assurda, perché credo che nella mia situazione non ci sono tantissime persone, perché io sono arrivato all'interno di un settore lavorativo dove ero, per prima cosa ero fan, e quindi tipo mi sono ritrovato nella stessa agenzia di PVJ, dei Mates, di Power. Semplicemente vedermi fare le stesse cose che fanno i miei idoli, che tuttora lo sono, perché sono persone che stimo dal profondo del cuore e che mi hanno cambiato nettamente la mia visione di vita, insieme ovviamente a quella dei miei genitori, che ovviamente, però di base tutta questa cosa, tutto questo presepe che sono riuscito a fare è anche merito loro, che credendo ai loro sogni mi hanno fatto credere ai miei. Ed è la stessa cosa che voglio fare con voi, dato che ovviamente c'è il cambio generazionale. Voglio che voi credete a quello che sto credendo io, perché in futuro magari sarete i prossimi che dovranno dire a chi deve credere ai loro sogni di credere ai propri sogni. Vabbè, insomma, è un po' distorto, come è un po' un Inception. Però comunque in ogni caso è quello che voglio raccontarvi. È stato complicato fare questo video, molto complicato. Però spero che vi sia piaciuto. E noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video.
Ah, ho preso anche un editor, si chiama Marco Mazzella, e lui abita a Milano e fa l'editor. Quindi mi raccomando, se volete, non lo so, qualche lavoro di editing o qualsiasi cosa, che ne so, tipo un montaggio video di qualsiasi genere, lui, il mio editor, parlate con lui, che è molto bravo, è un mio amico. Ho avuto anche un culo effettivamente di avere l'editor che è mio amico. Però comunque quello è veramente fortuna, che nella vita ci vuole. Se non si ha fortuna, purtroppo è complicato. La fortuna purtroppo serve. Che frase brutta che ho detto. Vabbè, comunque ragazzi, io spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video. Mi raccomando, domani 2 video, dopodomani 3 video. Quindi sarà così la programmazione. Ci si becca.